maniera non riconoscerli, e un livello di qualità molto elevata, molto spesso veramente molto elevata, ma soprattutto l'ampiezza e la profondità della gamma dei prodotti, la caratterizzazione di questi prodotti. Dall'altra ci abbiamo appunto il mondo della cucina di qualità, che credo abbia bisogno in qualche maniera, o possa sicuramente trovare nel mondo, in questo mondo agricolo, gli elementi che possono servirgli per esaltare le caratteristiche di alta qualità appunto che abbiamo proprio qua tra noi, tra l'altro. Questi due, tra l'altro Santini, interessante, ha parlato di moda. Io credo che, forse forzando un po' la mano, no? Effettivamente lo chef stellato è un po', in qualche maniera, potremmo tranquillamente paragonarlo, credo, al designer o allo stilista, no? È colui che trasforma in qualche maniera un prodotto ben costruito, ben fatto, in un qualcosa dal valore aggiunto che va ben oltre il costo di produzione, che magari può essere replicato da altri, ma non contenere quel contenuto in più che lo chef, lo chef stellato di altissimo livello può dargli. Questo per dire cosa? Per dire che effettivamente questi due mondi potrebbero in qualche maniera comunicare di più e replicare anche a livello di settore agroalimentare le esperienze di altissimo livello che ci sono nei settori più strutturati del Made in Italy. C'è di fatto in questi due mondi, che forse sono ancora un po' troppo diversi, un po' lontani, ecco, io credo che ci sia in questa lontananza e nella, o meglio, nella capacità di avvicinare questi due mondi, una sorta di giacimento potenziale. E allora quello che credo sia emerso un po' dalla ricerca e che ci piacerebbe poter sviluppare in seguito è proprio avvicinare questi due mondi, perché i limiti che metteva in evidenza, io qualcosa mi sono segnato, c'erano la necessità di reciproca conoscenza, c'è la necessità di ridurre i costi da parte della cucina, insomma, da parte degli chef, c'è dall'altra parte la necessità di contenere, di acquisire valore aggiunto che generalmente va un po' disperso nell'allungamento della filiera. Ecco, io credo proprio che il tramite per estrarre i benefici da questo giacimento potenziale sia proprio la maggiore reciproca conoscenza da un lato, e ovviamente l'organizzazione degli agricoltori, perché poi è l'organizzazione dei produttori che consente di sopperire ai punti, alle criticità che sono, credo, abbastanza bene emerse e in maniera palese dalla ricerca. Grazie. Metto a fianco e quindi passo, perché credo che il collegamento ci sia. Un inciso: l'anno scorso ero andato a Roma per il Venerdì Santo a vedere la Via Crucis, poi uscito da lì sono andato nel quartiere ebreo, era pieno, una trattoria, ma questo è il collegamento. Mia moglie ed io, perché Roma rappresenta il luogo dove si può mangiare di tutto a qualsiasi prezzo, dove la qualità è trasversale su tutto, siamo riusciti a consumare un pasto, ma era completo, dove abbiamo speso 55 euro in due. Ho detto: come fa? Non sta sul mercato, c'è qualcosa che non funziona. Non ve lo posso dire, perché era una società, perché è Otello. Sono andato a vedere la sua bilancio, si scarica dal sistema camerale quella trattoria, fattura 1.800.000 euro. Allora ho capito che probabilmente ci sono proprio quelli che descrivevano, due mondi che si attraversano e non entrano mai in contatto. Azienda Romana Mercati forse è uno strumento che ha consentito anche questa cosa, come azienda speciale delle Camere di Commercio. Grazie. Io intanto devo fare i complimenti a Fabio e a Luciano per questa ricerca. Ha tantissimi spunti interessanti, forse varrebbe la pena, come dire, studiarla non tanto in una tavola rotonda, ma in un seminario un pochino più approfondito. Allora, come posso rispondere a queste domande del Presidente? C'è una motivazione forte di incontro tra produttori e ristoratori, lo diceva prima Fabio. Ogni produttore sogna di avere
un ristoratore famoso che gli prende i suoi prodotti nel menù, perché questo magicamente lo fa diventare famoso, aumenta la sua reputazione. Ogni ristoratore di eccellenza sogna di avere dei fornitori come si devono per avere prodotti particolari, per avere una distinzione. Esiste una base di partenza, perché oggi siamo ancora ad un livello, diciamo, del 10% diciamo, di questo importo? E vabbè, esistono molte difficoltà, la logistica, i prezzi, l'affidabilità, le condizioni di fornitura, tutto è vero. Da che cosa possiamo partire? Partiamo da quelle che sono delle aree di intervento, dove si possono fare progetti comuni. Io direi pochissime cose. La prima, sono importanti tutti i prodotti che si consumano tal quali, senza essere elaborati, quelli che si possano mettere in tavola così come sono, con ovviamente un'ottima mano che costruisce degli abbinamenti. Questo per alcuni prodotti è importantissimo, in particolare per tutti quelli che sono i prodotti freschi. Tutti i prodotti quindi che danno un'impronta, che caratterizzano la gamma. Non intervengo sull'olio d'oliva perché abbiamo una delle massime produttrici italiane in questo senso, ma, e non parlerei neanche di vino, nonostante siamo qui a Vinitaly, perché è complicato, ma tutto sommato le carte dei vini sono solo un aspetto, direi forse un aspetto oggi più finanziario che qualitativo. Su quali gamme di prodotto si può lavorare? Sicuramente direi su tutto il prodotto fresco, in particolare sulle verdure, sugli ortaggi. Sugli ortaggi abbiamo lavorato troppo poco. Noi abbiamo grosso modo 3.000-3.500 varietà tipiche italiane che sono quasi sconosciute. Con una risposta della ricerca non sono d'accordo. Quelli dicevano sulle verdure e sugli ortaggi è importante la denominazione di origine. E dove sta? Forse il radicchio? Tutto il resto? Noi a Roma abbiamo 110 ortaggi che si chiamano romanesco o romano, e neanche uno di questi, tranne il carciofo romanesco, ha un ombrello. Lasciamo perdere per cortesia i marchi europei, che sono importantissimi, hanno fatto la fortuna di alcuni settori, ma non rappresentano il mondo delle specialità. Il mondo delle specialità è troppo importante per noi, non lo possiamo ingabbiare dentro questo discorso del marchio europeo. Le carni, i formaggi, ancora le specialità, il pane, i prodotti da forno sono straordinariamente importanti, fino ad arrivare ad alcune gamme di prodotto che esistono in Italia ma si vedono molto poco. Ne citerò una sola, per esempio le olive da mensa, no? L'80% delle olive da mensa che si consumano in Italia sono di provenienza spagnola o greca e sono prodotti generalmente di qualità medio-bassa, no? Noi il lavoro che stiamo facendo, lo ricordava prima il Presidente, è quello di riconquistare una gamma di mercato che non ci appartiene più. Noi viviamo in un mondo, forse la colpa è della grande distribuzione, non lo so, non mi interessa sapere di chi è la colpa, ma tutto quello che poteva essere sostituito è già stato sostituito, non è che corriamo il rischio di, è già stato sostituito, poi ci troviamo solo nella esigenza di doverlo riconquistare. Allora, la nostra parola d'ordine per lavorare insieme in filiera, non parlo delle grandi filiere nazionali come possono essere la pasta, come possono essere, è la filiera locale, è lavorare su prodotti capaci di stupire il cliente, o perché stupiscono direttamente perché sono mangiati così, o perché c'è un grande chef che ne fa un piatto incredibile. Dove li andiamo a pescare questi prodotti? Come facciamo? Perché siamo tutti profondamente ignoranti. Io ho avuto la fortuna, vi cito questo esempio perché è di un'ora fa, del ristorante della fiera in cui abbiamo mangiato insieme. Io una quindicina di anni fa ho avuto la fortuna di partecipare alla prima mappatura nazionale delle specialità alimentari, quella che poi ha partorito l'elenco nazionale dei prodotti tradizionali, i cosiddetti PAT, no? Quanti sono i PAT? Grosso modo quasi 9.000, quasi 9.000, non esiste un paese al mondo che ha 9.000 prodotti tipici diversi, magari il 30% di questi prodotti saranno delle cavolate gigantesche, ma l'altro 70% c'è comunque. Io feci proprio direttamente da capoprogetto tre regioni italiane,
la Toscana, la Sardegna e la Calabria. Allora, in questo ristorante, forse grazie al nostro presidente, insomma, nel dessert c'erano dei, quelli che noi chiamiamo in maniera proprio stupida, i dolcetti sardi, che non si deve dire, erano degli altissimi prodotti di pasticceria, e io avevo all'epoca assaggiato, perché ho fatto 300 schede, no? Tecnicamente si chiamano casquettes, no? Un prodotto straordinario, perfetto, con una sfoglia di acqua e farina che avrà forse neanche mezzo millimetro di spessore. Un prodotto da architetto del gusto, praticamente, che un ristoratore può giustamente prendere e farci un dessert in abbinamento, perché no? Allora, di questi prodotti l'Italia è piena, ma ci dimentichiamo di andare a scavare in questa miniera che abbiamo. Questo è molto importante, quindi il primo sforzo che dobbiamo fare è uno sforzo, direi, assolutamente culturale. Quindi promuovere degli incontri, fare assaggiare, basta fare degustazioni verticali di Barolo, dobbiamo cominciare a fare banchi di assaggio di prodotti alimentari